Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo un altro Italy vs Canada. È stata anche questa una richiesta che qualcuno mi ha fatto e mi ha chiesto di parlare delle varie città canadesi, se ci sono delle differenze, se non ci sono delle differenze. Allora, devo subito dirlo che io ovviamente non ho vissuto in tutte le città canadesi, quindi posso esprimermi su alcune cose, su altre magari c'è da informarsi di più, però su quello che so posso dirlo assolutamente. Primissima cosa è che tanta gente mi ha chiesto se si deve sapere il francese quando si viene in Canada. Allora, se venite in Quebec il francese vi servirà assolutamente, soprattutto c'è anche a Montreal, che è una città bilingue che si parla tanto di più l'inglese magari rispetto al francese, comunque senza francese non fate niente. In Quebec in generale ci sono delle città che sono totalmente francofone, dove magari tanta gente non parla neanche l'inglese, quindi in Quebec sì, il francese serve, però se andate in Ontario, se andate in British Columbia, se andate in Alberta, non vi serve il francese, assolutamente no, nonostante il Canada sia un paese bilingue. Io pensavo addirittura che tipo, tutti parlassero inglese e tutti parlassero francese, tipo, alla fine, no, non è vero. Il francese serve solo in Quebec, a meno che non siate traduttrici tipo me, che il francese vi serve perché se fate le traduttrici in Canada, se non sapete il francese è un po' inutile. Nel resto dei lavori, cioè se non siete in Quebec non vi serve il francese. Un'altra cosa che c'è da sapere è la differenza delle temperature. Per esempio, c'è una ragazza che io seguo, che adoro tantissimo, che è Francesca Boni. Se non la conoscete, vi lascerò il suo link qua in basso. Lei ha fatto anche lei, ha fatto l'anno all'estero in Canada, ma l'ha fatto a Vancouver. Diciamo che a Vancouver, per esempio, se andate a vedere i suoi video, a Vancouver sì, c'è la neve, ma l'inverno non è così duro come in Quebec, per esempio. Qua in Quebec fa molto molto più freddo, per esempio anche a Toronto fa meno freddo rispetto al Quebec. Quindi diciamo che se venite in Quebec preparatevi che l'inverno è molto più lungo rispetto alle altre regioni, fa molto più freddo e la neve cade molto spesso, è molto più alta. Però è anche vero che qua in Quebec funziona meglio diciamo la gestione della neve. Mi ricordo quest'anno che a Vancouver è caduta tipo la neve qualche settimana fa e la gente è andata in panico, non funzionava più niente, tipo non funzionavano gli autobus, non funzionava niente di tutto, la gente era tipo impanicata, mentre qua in Quebec quando cade la neve, vabbè, è successo, le strade vengono pulite ogni sera, ci sono sempre le emergenze, tipo se le strade si congelano passano subito a mettere il sale, quindi diciamo che il giorno dopo quando ti svegli è sempre il sale, le strade sono già pulite, è raro che le strade non siano pulite, quindi diciamo che qua la gestiscono molto molto meglio. Un'altra cosa che c'è da dire a differenza delle città è il fatto che i prezzi, per esempio per gli affitti, i prezzi per ogni cosa sono diversi, perché se andate in una città come Vancouver un affitto vi costerà un botto di soldi, se andate in una città dove io sono adesso costa veramente pochissimo perché è una città universitaria, è una città tranquilla, è una città piccola, mentre adesso abbiamo trovato casa a Montreal, ci costa tipo il doppio. Quindi diciamo che questa cosa del i prezzi non sono uguali dappertutto, come immagino che pure in Italia sia così, però magari per alcuni non è una cosa molto ovvia, quindi sì, i prezzi cambiano tantissimo da città a città, dipende sempre se è una città grande, se è una metropoli, se è una città con tanti abitanti, insomma dipende da un po' di cose. E quindi diciamo che tipo Vancouver è una delle città più costose, in generale British Columbia è una delle regioni più costose del Canada. Una cosa per quanto riguarda le città canadesi, che forse ho detto in qualche video, non so, ma spero magari se siete nuovi, ripeto, qua in Canada non ci sono i treni, quindi per spostarvi da una città da un'altra, solitamente o dovete avere la vostra macchina, oppure prendete l'aereo ma costa troppi soldi, oppure ci sono quelle cose che si chiamano covoiturage, che sarebbe un po'... come si chiamano in Italia? Tipo quella roba che c'è un gruppo dove la gente dice guardate oggi vado a Toronto, pagami $20, ti porto lì. Come si chiamano in Italia? Non mi ricordo. Esistono anche queste cose, però qua in Canada tanta gente ha la macchina, appunto perché le distanze sono enormi da una città all'altra. Quindi per quanto riguarda appunto l'avere la macchina, in tante città cambia il fatto che se siete in una città come Toronto non troverete mai parcheggio. Cioè,
lo dico anche perché mai parcheggio, proprio mai, perché è una città dove i parcheggi sono veramente limitati, come pure a Montreal, però a Montreal già ci sono più parcheggi, però Toronto è stato terribile, io sono andata solo in visita, ma è stato terribile, non trovavo mai parcheggio, tutti i parcheggi che trovavi tipo dovevi pagare un botto di soldi, quindi questo è molto... per le persone che ci abitano, onestamente, quindi c'è sempre un traffico della Madonna. Sapete già, ma lo dico, qua solitamente gli orari di lavoro sono dalle 8 o dalle 9 fino alle 5, cioè nei lavori normali, mettiamola così. Quindi solitamente dopo le 5 si forma un traffico nelle città che non avete idea, proprio non avete idea. Quindi solitamente questa cosa credo che non cambi da nessuna città, cioè credo sia uguale dappertutto. Quindi se andate a vivere in Canada, in una qualsiasi città e avete la macchina, sappiate che o dovete uscire molto dopo dal lavoro o uscire un pochino prima per non beccare il traffico enorme. Un'altra cosa sono le tasse, per chi non lo sapesse, qua in Quebec le tasse che si pagano è un 15% circa, un 13.9% se non mi sbaglio, e solitamente, forse l'ho già detto, negli supermercati, quando parlavo di supermercati, io non mi ricordo, solitamente quando andate a fare la spesa, il prezzo che voi vedete che vedete esposto non è il prezzo finale, ovvero tipo quello è il prezzo della cosa che comprate, ma poi sulla fattura si aggiungerà il costo delle tasse, quindi assolutamente pagherete di più. Questo è stato un trauma pazzesco che io ho avuto quando sono venuta in Canada, però sì, quindi diciamo che in Quebec la tassa è 13.9 perché il Canada ha una tassa generale di 9.9, ma il Quebec ha una tassa proprio sua, quindi solitamente in Quebec si pagano più tasse. Però nelle altre regioni del Canada le cose potrebbero costare un pochino di più, appunto per non fare troppa differenza tra il Quebec e le altre regioni. Un'altra cosa è che da regione a regione, magari da regione a regione, non tanto da città a città, i nomi dei supermercati, delle farmacie, dei negozi, magari non dei negozi, però ci sono le loro cose, tipo per esempio qua le farmacie che si chiamano Pharmaprix, nelle regioni anglofone si chiamano Shop Drugstore, una roba del genere, oppure per esempio il mio supermercato qua che si chiama Maxi o Provigo o Super C, nelle altre regioni si chiamano Loblaws per esempio, quindi ci sono tipo questi nomi che cambiano da regione a regione solo perché appunto cambia la lingua, quindi loro cercano di tradurre queste cose, non so se sia dall'inglese al francese o dal francese all'inglese, non l'ho mai capito, per renderla più comprensibile magari alle persone che ci vivono, ma questo è proprio una cosa regionale. Quindi ragazzi, questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, se avete altre domande, se ho dimenticato qualcosa fatemelo sapere, perché onestamente siccome io non ho abitato tipo in 50 città diverse del Canada, non posso scrivere più di tanto e non trovo che ci siano così tante differenze pazzesche, nel senso magari ci sono quelle differenze minime delle quali non so, però se avete altre domande assolutamente fatemi qua sotto, se conosco la risposta vi risponderò assolutamente, noi ci vediamo la prossima volta, ciao!